Il governo ha introdotto un bonus chiamato Decreto Aiuti 2022 e in questo video voglio andare a vedere insieme a voi chi può ricevere questo bonus, quando lo riceveremo e come fare per riceverlo. Quindi ti invito a vedere tutto il video per capire effettivamente come è possibile ricevere questo bonus. Ma prima ti ricordo di iscriverti al canale. Il mio canale si chiama Ezpo e tratta di finanza personale. Quindi ho voluto in particolare aggiungere questo video ai contenuti del mio canale perché ritenevo che era in linea con i video che faccio di solito, quindi comunque stiamo parlando di 200 euro che possiamo guadagnare, che possiamo ottenere grazie al governo. Ci sono diverse categorie di lavoratori e partiremo proprio con il parlare dei lavoratori dipendenti. I lavoratori dipendenti otterranno il bonus di 200 euro direttamente sulla propria busta paga, quindi non ci sarà bisogno di fare alcuna procedura. Al momento dell'arrivo della busta paga avremo un netto in busta di 200 euro extra. I pensionati invece li riceveranno direttamente dall'INPS e anche in questo caso sembrerebbe che non c'è bisogno di fare alcuna operazione. Devono fare domanda invece all'INPS lavoratori domestici, lavoratori stagionali, lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi senza partita IVA e infine lavoratori con partita IVA. Quindi queste cinque categorie dovranno fare domanda, alla quale ancora ad oggi non c'è stato detto come si dovrà fare, quindi c'è ancora questo punto interrogativo e non si sa ancora effettivamente come è possibile richiedere questo bonus da 200 euro. Molte persone sono contro questa scelta perché dicono che se lo devono ricevere è una cosa che va ricevuta, diciamo, in modo autonomo e quindi senza dover fare richieste e poi controllare se effettivamente si venga accettati oppure no. Adesso che è chiaro la categoria lavorativa che spetta questo bonus di 200 euro, dobbiamo mettere in chiaro anche il secondo punto, che sarebbe quello di non superare i 35.000 euro lordi. Quindi se si supera la soglia di 35.000 euro lordi annui, saremmo scartati a priori e di conseguenza non riceveremo questo bonus da 200 euro, perché secondo il governo non staremo nella categoria di lavoratori che potrebbe andare in difficoltà nonostante l'inflazione. Quindi passiamo al terzo step e parliamo dell'inflazione. Lo Stato ha introdotto questo decreto, questo bonus di 200 euro semplicemente per aiutarci. Questo perché a causa di un'inflazione molto alta il nostro potere di acquisto è diminuito tantissimo. Quindi se ogni mese, ad esempio, guadagniamo 1.500 euro, se un anno fa o comunque diverso tempo fa riuscivamo a pagare tranquillamente tutto, adesso potremmo andare in difficoltà. Questo è stato causato appunto dall'inflazione, che diminuisce il nostro potere d'acquisto. Un esempio concreto potrebbe essere, ad esempio, l'aumento del grano, l'aumento del carburante. Quindi se prima con 50 euro mettevate un tot di carburante, adesso ne mettete molto meno. Stessa cosa anche per l'energia elettrica: c'è stato un aumento dell'energia elettrica, dei costi dell'energia elettrica, di conseguenza andiamo a pagare di più. Questa è la causa principale per la quale, questo è il motivo principale per la quale hanno deciso di fare questo bonus. Le cause principali di questa inflazione così alta è stato sicuramente merito, prima di tutto, del virus che è da anni ormai che ci perseguita e che ci dà degli impedimenti a livello economici. E in seconda cosa sappiamo tutti che quest'anno, come se non bastasse, è scoppiata anche la guerra tra Russia e Ucraina. Di conseguenza ha fatto aumentare tantissimo i prezzi del gas, del carburante, dell'energia elettrica e di conseguenza il governo ha preso questa decisione di aiutarci con questi 200 euro. Basteranno questi 200 euro per aiutare comunque tutte le famiglie in difficoltà, le persone che sono in difficoltà? Questo non è di certo semplice da capire, ma comunque è un aiuto
che hanno voluto dare e secondo me da alcune persone potrebbe davvero davvero fare la differenza e aiutarli. Ovviamente molti sono anche arrabbiati contro il governo perché ovviamente prima ci riempiono di tasse e poi di conseguenza ci danno questo bonus, un po' come se ci vogliono prendere in giro. Sono abbastanza sicuro che anche il governo abbia i suoi problemi. Se volete restare aggiornati riguardo questo argomento, vi invito a iscrivervi al mio canale. Io mi chiamo Ezpo e vi ricordo che tratto di finanza personale, quindi pubblico spesso video di questo tema, a tema economico, ecco. Quindi vi invito davvero a iscrivervi al canale. Inoltre scriverò qui nei commenti aggiornamenti successivi che riguarderanno questo bonus e quindi vi invito veramente anche a dare un occhio alla descrizione e ai commenti. Il video finisce qui, noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!